あ Situata nel cuore dell'Indocina tra la Thailandia, Laos, e Vietnam e la Cambogia, dopo decenni di guerra civile che hanno causato disagi e ferito il paese, è tornata ad aprire le proprie finestre al mondo, al turismo e si sta rivelando una delle mete più ambite del sud-est asiatico. Il suo territorio selvaggio nasconde degli scenari naturali davvero incantevoli che fanno da teatro a siti archeologici architetture, ed architetture di incredibile pregio la sua storia non ha bisogno di presentazioni, merita solo di essere scoperta. C'è un'amalgama incredibile tra il classico stile Khmer e le influenze francesi dell'ultimo secolo e mezzo. Insomma, non andare in Cambogia sarebbe davvero un peccato, ma oggi qui... Nello studio di Radio Vaticana è venuto a trovarci il principe di Cambogia, ambasciatore della Real Casa Sisovater Avivadana Monipong. Principe, grazie per essere ai microfoni di Radio Vaticana Italia. Grazie a voi del vostro invito, molto gradito. La sua presenza deriva da una festa molto importante che si celebra in Cambogia il capodanno Khmer, che quest'anno si. Celebrerà, si festeggerà il 14 aprile. In realtà alcuni anni, il 13, alcuni, il 14, quest'anno appunto domenica 14. È una festa che, se ho ben capito, e lei ora ce lo spiegherà sicuramente al meglio, è un po' per quanto riguarda i doni, l'attenzione, la cura di un po' l'opposto del Natale, cioè il Natale è considerata un po' la festa dei bambini, si cerca di fare dei doni, arriva no? nella, nella simbologia, nell'immaginario. Babbo Natale, invece in Cambogia l'attenzione non è verso i più piccoli ma verso i più grandi. Esattamente, in Cambogia dopo la, la festa dell'arrivo della divinità protettrice del, del nuovo anno, che quest'anno è la dea che eh, copre la domenica perché succede domenica 14 aprile, si va a trovare gli anziani della famiglia, soprattutto i bambini vanno dai genitori, rendendo grazia per la vita che i genitori hanno dato a loro. Eh, la Lavano i piedi in segno di rispetto e fanno il regalo di nuovi vestiti, per alcuni anche un nuovo taglio di capelli per la vecchia zia nella sua campagna. Queste eh, piccole attenzioni che eh, ricordano che se noi siamo al mondo è grazie a loro. E poi gli anziani sono anche coloro i quali credono fortemente che l'arrivo degli angeli proteggerà la famiglia per l'intero anno e c'è anche poi il, eh, il significato dell'acqua, la simbologia dell'acqua che è molto forte. La gente eh, si bagna con l'acqua benedetta in tre momenti diversi al mattino il volto, a mezzogiorno il petto, alla sera ai piedi, questa ritualità, questa festa anche un po' allungata, perché è bene ricordarlo, non dura un solo giorno ma quattro, se non erro. Sì, e poi a dire la verità, io sono appena atterrato ieri da, da Phnom Penh, perché sono stato coinvolto nella fine dell'anno lunare a Palazzo Reale, dove ci sono quattro giorni e quattro notti di, di cerimonie non stop, nella quale noi, membri della famiglia reale, dobbiamo cacciare via tutti gli eh, spiriti e cattivi dell'anno scorso per poter assicurare al popolo e alla nostra famiglia, che la nostra famiglia simbolica sia tutto il popolo, la prosperità e la pace necessaria per l'anno che viene. Poi dopo l'acqua, perché? perché è anche la tradizione della leggenda del Capodanno, l'enigma era eh, che cosa deve fare un uomo per essere un uomo santo alla fine della giornata? Sono questi tre eh, momenti di eh, purificazione grazie all'acqua. L'acqua perché? Perché la Cambogia senza l'acqua non esisterebbe, perché l'acqua è la benedizione del cielo, l'acqua è l'acqua del Mekong che poi si riversa nel nostro serbatoio naturale che è il Gran Lago Tonle Sap in mezzo alla, al nostro territorio accanto ai famosi templi di Angkor che è il cuore della nostra civiltà e l'acqua ancora perché l'acqua è vita, è uno dei titoli di suo maestro il re, è il signore della terra e delle acque, quindi l'acqua sì per sempre è l'elemento della Cambogia. E per quanto riguarda, tornando appunto alla festa, dobbiamo dire che la maggioranza della popolazione in Cambogia è eh, contadina ed aprile è un mese particolare per i contadini. Esattamente perché il, il mese di aprile che normalmente è il quinto mese della nostra, del nostro calendario lunario è, è il, mese, il momento nel quale non c'è niente da fare nei campi, quindi eh, un re di qualche secolo fa ha spostato il eh, Capodanno da eh, fine novembre, inizio dicembre come era. A, ad aprile perché prima fa più caldo, quindi la gente ha più ragione di bagnarsi e poi dopo è un momento particolarmente bello perché è il momento della, dei fiori. È anche il momento dove c'è anche molto più frutta, è la stagione del mango, per esempio, e, e lì è ideale per festeggiare perché fa caldo di giorno, però la sera si può anche continuare le feste. Prima stava dicendo sono arrivato ieri dalla Cambogia, in realtà lei è arrivato a Roma tanti, tanti anni fa due giorni dopo il suo battesimo perché in un paese a maggioranza buddista, e questa è una notizia possiamo dirlo, il principe ambasciatore della Real Casa di Cambogia è cristiano cattolico. Assolutamente, io sono stato cresciuto in Alsazia dove c'è un concordato che ci ha dato la fortuna di avere anche la scuola pubblica degli insegnanti, suore e, e frati e io mi sono particolarmente legato a un insegnante che, che mi ha insegnato il Padre Nostro, eh, l'Ave Maria, e un giorno papà è arrivato a scuola dicendo ma su, suora, ma lei sta facendo questa cosa a mio figlio, però mi promette di non fare proselitismo. E lei le ha detto va bene principe, le prometto questo, basta che lei mi promette che se un giorno lui si converte lei non farà mai niente contro questo e papà essendo stato cresciuto dai gesuiti ha detto ok va bene comunque essendo così legato a sua madre non c'è pericolo perché sua madre è talmente buddista invece un certo momento ho detto a mia madre c'è qualcosa che non va nel tuo sistema perché il buddismo ti porta al nirvana cioè al niente e io voglio vivere le mie passioni io voglio vivere uh, l'amore fino alla fine e l'unica religione che mette l'amore al centro di tutto la cristianità, il cristianesimo, la, la cattolicità E sono entrato eh, in un momento di, di crisi personale fino ad entrare veramente nel catecumenato nel 94-95, e poi dopo ho fatto il mio cammino tranquillamente. E, oh, diciamo dovevo venire a Roma per sei mesi per uno stage, però era il momento del mio battesimo. A Parigi hanno chiesto un, un permesso speciale all'arcivescovo Lustiger, Lustiger all'epoca che mi è stato accordato e quindi sono stato battezzato la prima domenica di Quaresima. E sono arrivato a Roma, eh, credo, il lunedì sera o il martedì sera dopo, qualcosa del genere. E c'è una figura particolarmente importante nel suo percorso di spiritualità, che poi l'ha portata appunto a, a diventare cattolico e al battesimo, come ci stava ricordando, è una figura che tra l'altro in Cambogia è molto conosciuta perché davvero si occupa degli ultimi, si occupa in particolare. Dei disabili, vuole raccontarci questo particolare legame con questa persona che eh, veramente ci tengo presenti? Lei assolutamente no, è una persona molto cara al mio cuore perché è lui che ha, come dire, non mi ha portato al battesimo. Lui, però, lui mi ha portato alla riconciliazione eh, vera e sincera con eh, la mia terra di origine. Come conciliare il fatto di essere principe in una casa reale di tradizione bramanica e buddista con il fatto di essere intimamente credente e con la fede cattolica. Ho trovato sul mio percorso, grazie a mio padre, devo dire la verità, che papà è stato cresciuto dai gesuiti, come avevo detto, il padre Chiche, che noi chiamiamo Chiche perché si tratta di Sua Eccellenza e Monsignor Enrique Figaredo Alvar Gonzalez, che è prefetto apostolico de, di Battambong, la seconda regione apostolica in Cambogia, che eh, mi ha dato Consigli. e soprattutto mi ha fatto conoscere la sua realtà uh, di tutti i giorni a Batambong perché lui è il vescovo dei disabili, ha, ha anche una croce pettorale con un, un, uh, un Cristo che ha perso una gamba perché eh, nella provincia di Batambong è la provincia dove ci sono stati più mine anti-uomo, quindi ci sono tantissime persone che hanno perso una gamba, che vivono con protesi e nella povertà la più totale malgrado la ricchezza uh, delle terre, Fertile di, questo, di questa provincia e padre Chiche, con tutto il suo cuore, con tutto il suo calore, ci ha dato l'esempio di come uno cristiano si deve veramente comportare con il suo prossimo. E io mi sono veramente coinvol coinvolto nel suo, come dire, nel suo percorso spirituale anche, e anche di ogni giorno. perché eh, Malgrado il tempo che ci eh, separa dalla capitale a Batambong, la settimana scorsa stavo a Batambong perché volevo assolutamente vedere le nuove progressioni della sua comunità. E abbiamo cominciato veramente a, a pensare dei progetti, e soprattutto a legare Padre Chiche ancora di più al fatto che io sto a Roma e che posso aiutarlo anche da qua. Potrebbe sembrare strano, no? immaginare eh, un principe che parla delle sue passioni, tra le altre eh, so bene che lei ama la danza, l'arte, eh, un principe appunto che si è avvicinato in questo modo così importante alla spiritualità, però è un principe che poi a Roma prende anche la metropolitana. Ah certo la metropolitana è, è un mezzo di, di circolare molto comodo, a parte che purtroppo tre stazioni sono state chiuse. Questi tempi. Lo sanno bene gli ascoltatori. Eh, sì. E poi sì è legato a, a una cosa molto divertente perché all'epoca lavoravo alla FAO e andavo in uh, metropolitana da, da casa mia all'ufficio. All'epoca non parlavo così fluentemente l'italiano, ho sentito una signora accanto a me dicendo ah, a Oh, questo qua che va a lavorare. Eh, questo Filippino che va a lavorare in eh, abito e cravata deve lavorare per una casa per bene, perché per fare le pulizie così vestito deve stare una, in una casa veramente ricca. Io non ho detto niente, ho detto, eh, perché, però era carino comunque perché era. Chissà se sta ascoltando la radio quella persona scopre sì. <ride> che scopre oggi che non era, non era appunto, ma era il, il principe della Cambogia. Sisovat era Vidana Monipong. Io la ringrazio, davvero, principe di Cambogia, ambasciatore della al Casa per essere stato nostro ospite, Grazie buona festa, buon capodanno. Khmer, ci lasciamo se la regia eh, mi dà l'ok ok con un po' eh, di musica appunto del suo paese. Vuole dire veramente in 30 secondi quanto è importante anche la musica, quest'arte per il suo paese, per la spiritualità. Prima nel presentare la Cambogia come meta turistica, non abbiamo sottolineato, ma l'abbiamo fatto nel corso dell'intervista evidentemente come sia forte la spiritualità nel paese sì assolutamente questa musica è una musica sacra che accompagna tutte le nostre funzioni ufficiali a Palazzo Reale la musica che avete sentito prima era la musica dei giganti che sono cacciati via e questa qua invece è la musica della de fine de, de, di trasmissione il fatto che i danzatori sacri tornano mm, poi nelle culisse